E adesso restiamo, anzi torniamo nel clima Girobio andando a conoscere una squadra del sud. Spesso si parla delle tante difficoltà nel fare ciclismo nel meridione e questi sono i ragazzi della Veius. Pier Giorgio Severini e ancora Radio Corsa Zoom. La Beneventana, basata a Pago Veiano, composta da atleti del Mezzogiorno d'Italia, a parte l'ucraino Zukowski, diretta da un sannita doc come Donato Polvere. Questa è la Veius, formazione Under 23 Elite, la seconda partecipazione al Giro Bio, con un progetto ben chiaro: fare ciclismo di buon livello al sud con atleti dell'Italia meridionale. Missione dura e difficile, così illustrata dal presidente Francesco Fusco. Siamo fuori del giro, siamo lontani, è l'unica squadra della Campania e quindi per ogni volta per spostarci dobbiamo venire da Benevento su, quindi quassù i chilometraggi sono tanti, i sacrifici sono moltissimi, li facciamo con piacere. Vi ripaga ovviamente la passione che mettete, esatto, passione, e soprattutto quella dei tifosi. La passione che ho avuto da quando sono nato e quindi poi questo è un, diciamo così, è un parto del primo gruppo sportivo che ho ottenuto io amatoriale, 84, 85, 86. E Polvere, che è il direttore sportivo, era mio alunno, quindi siamo rimasti qui. E i sacrifici sono molti, 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 anche per i tempi che corrono, per la crisi che c'è, insomma. Non è semplice, però lo facciamo. Il direttore sportivo Donato Polvere. Tante difficoltà, innanzitutto logistiche, perché per spostarci e fare l'attività dobbiamo fare minimo 300-400 km ad andare e 300-400 km a tornare. E quindi successivamente comunque stiamo facendo questa attività da 4 anni. Il tipo di entusiasmo che vi circonda una mano la dà, immagino. Sì, l'entusiasmo è tanto, soprattutto del nostro comprensorio. Noi siamo nel Sannio, nell'entroterra sannita, tutti i paesi, i paesini nostri comunque tentano di aiutarci, di poter, ci seguono per telefono, sul computer e quant'altro. L'atleta di punta è Donato Di Jeso, buon attaccante e scalatore. Tu sei un atleta del sud, corri per una squadra beneventana. Che tipo di difficoltà ci sono a fare ciclismo ad alto livello nel sud Italia? C'è una difficoltà, è primo perché ogni gara che dobbiamo fare minimo 3-4 di viaggio. Poi, cioè, le gare sono tutte lontane, le gare più importanti le fanno ancora più a nord, io ci metto il mio, la squadra ci mette il suo, tante difficoltà economiche. Andiamo avanti così. Che tipo di prospettive hai in testa per te? Immagino che ci sia il passaggio al professionismo tra i tuoi obiettivi. Per ora ancora non sono sul contatto definitivo, però qualcosa c'è. Però guardo, questa è una cosa che guarderò più verso fine stagione, ora penserò a correre qui. Paolo, lo abbiamo visto anche durante il Giro d'Italia, il grande affetto e il calore del pubblico del sud per il ciclismo. Questo della Veius è davvero un gran bel progetto. È un bel progetto e hanno un bel coraggio perché stanno allestendo una squadra competitiva e con tutti quei chilometri che devono fare, quelle distanze, e come hanno ripetuto più volte, venire fino al nord a fare le corse importanti diventa una cosa sì economicamente molto costosa, ma soprattutto logisticamente molto difficile.